Benvenuti a tutti, potete tutti quanti sedervi perché iniziamo a brevissimo. Allora, partiamo con i ringraziamenti e dei saluti che sono dovuti ma oggi particolarmente sentiti. Allora, grazie alla Camera dei Deputati nella persona del Presidente Onorevole Lorenzo Fontana che ci ospita qui a Palazzo Montecitorio e ci ha inviato un messaggio che vogliamo condividere con voi. Messaggio del Presidente, rivolgo il mio più cordiale saluto a tutti i partecipanti al convegno Guerra e Pace Europa al Bivio. Considero molto importante questa iniziativa per il significativo contributo che potrà offrire la discussione di un tema di stringente attualità in un momento in cui, come quello che stiamo vivendo, le dinamiche geopolitiche globali richiedono una riflessione approfondita, una collaborazione costruttiva. Essa testimonia altresì il vostro costante e concreto impegno nella promozione del dialogo politico e del dibattito pubblico su argomenti che impongono un approfondimento costante e trasversale. Soprattutto in funzione delle complesse sfide che investono il nostro continente e più in generale gli equilibri mondiali, ritengo quanto mai preziosa questa sede di confronto. La crescente tensione in Medio Oriente, in particolare, richiama tutte le istituzioni nazionali e internazionali a intensificare gli sforzi per la pace e la sicurezza. In questo contesto ritengo cruciale il ruolo dell'Europa per favorire la stabilizzazione della regione e scongiurare il rischio di un pericoloso peggioramento del quadro geopolitico. Sono certo che dall'incontro odierno emergeranno spunti e riflessioni utili anche per il dibattito parlamentare. Vi giungano quindi i miei migliori auguri per il pieno successo dell'evento. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati. Ringrazio per aver accettato l'invito a partecipare l'onorevole Maria Stella Gelmini di Azione, l'onorevole Enrico Borghi di Italia Viva, l'onorevole Giuseppe Fioroni di Tempi Nuovi e gli esperti Federico Petroni, Tommaso Labate, Igor Sibaldi e l'onorevole Ronsuri, la vicepresidente del Senato, si collegherà più tardi per un breve intervento. Segnalo che siamo in diretta sulla web TV della Camera e anche sul canale YouTube. Ringrazio Radio Radicale che è presente e c'è sempre e i giornalisti operatori che sono accreditati. Un saluto e un ringraziamento per la partecipazione al Presidente, l'onorevole Gargani, che è in rappresentanza dell'Associazione Ex Parlamentari della Repubblica, insieme con Alaimo. Saluto anche Sansa, Soriero, Meduri, Tassone, Barbareschi, Fautilli. Quindi grazie per essere qui. Ed infine, calorosamente, voglio salutare i ragazzi di due scuole, di due istituti superiori, il Liceo Scientifico Bruno Tuscek di Grottaferrata e l'Istituto Leopoldo Pirelli di Roma. Quindi benvenuti ragazzi e un saluto anche alle vostre insegnanti che vi hanno accompagnati. Adesso iniziamo, quindi la parola al moderatore Diego Nesci. Buonasera a tutti, grazie per essere qui. A me l'onore e l'onere di introdurre i lavori. Ci ritroviamo ancora qui, ancora una volta, dentro il Tempio della Democrazia, come io lo chiamo, la Camera dei Deputati. E siamo immersi nel cuore stesso della politica italiana. Questo è il 23° convegno di Parole Guerriere, il 13° all'interno di Palazzo Montecitorio. Tuttavia, questa è la prima volta che siamo ospiti in questa prestigiosa sala, la Sala della Regina. E come vedete, alla mia voce ammetto di essere particolarmente emozionato. Come molti di voi sanno, questo nuovo ciclo di convegni si chiama Pomeriggi Popolari, dentro la politica, dialoghi sulle priorità del Paese. Ecco, sin dal 2017 la nostra missione è stata quella di favorire il confronto e il dialogo fra intellettuali, politici e popolo. I nostri eventi si caratterizzano per due elementi, l'interdisciplinarietà e la trasversalità. Infatti coinvolgiamo esperti di diverse branche del sapere e i politici appartenenti a ogni schieramento. Il nostro impegno è quindi quello di combattere una radicale spoliticizzazione delle persone che è in corso, fornendo loro degli strumenti, delle chiavi interpretative per vivere al meglio il proprio tempo. Questo tempo che viviamo, lo sappiamo, è assai complesso.
ma credo che una verità si stia diventando sempre più chiara, che le semplificazioni ideologiche non servono più. Se per lungo tempo hanno alimentato il motore della storia, adesso sortiscono l'effetto contrario, ci deprimono, ci rendono passivi, e questo si può evincere dai tassi di astensionismo sempre crescenti. Le persone non si appassionano più per partito preso, ma c'è un radicale bisogno, un'urgenza, di conoscere chiaramente i perché che stanno dietro le scelte politiche. Vedete, noi non ce ne accorgiamo, ma spesso siamo spaesati, siamo arrabbiati, proprio perché ci manca un'anima politica, e ci manca nella nostra vita quotidiana. Infatti pian piano ci richiudiamo sui nostri problemi personali, infelicemente direi. Ma il personale è politico, la nostra natura più profonda è quella di essere animali politici, cioè noi ci entusiasmiamo e creiamo il senso quando cooperiamo con gli altri per un bene comune, per un obiettivo più grande, perché siamo esseri affamati di significato. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato del delicato tema della demografia e del femminicidio. E avevo accennato a una paura che è proprio quella che segna la mia generazione, che è l'ansia da insufficienza. È una paura che potremmo definire postmoderna. E questa volta invece parliamo di una paura che è anche una pulsione ancestrale, molto profonda dell'uomo, che è appunto la guerra. Quando i venti di guerra soffiano così tangibili come in queste ore delicatissime, come tutti sapete, e riaffiorano nel cuore dei popoli le domande quelle più profonde: qual è il nostro ruolo nel mondo, dove stiamo andando? Beh, pensiamoci, siamo nei primi anni di un nuovo secolo che è dentro un millennio che è appena iniziato. Eppure i problemi ci sembrano sempre gli stessi: povertà, guerre, dominio dell'uomo sull'uomo. Io penso sia una questione di percezione del tempo. Tutte le culture e soprattutto gli imperi tendono a vedersi come il centro del mondo, quindi ogni cultura pensa che il tempo che sta vivendo sia anche il tempo dell'altro, ma non è affatto così. Il tempo di un cinese non è lo stesso di quello di un persiano, il tempo di un africano non è lo stesso di un occidentale. E mentre il tempo scorre, tutti noi combattiamo l'eterna battaglia tra le due nature dell'uomo: quello che sa mediare, e quindi quello che sa cooperare, che sa mediare, la natura cooperante, e la natura invece conflittuale, quella che fa la guerra. La lotta tra dominio e amore infatti è universale e si gioca sia a livello personale, quindi uno a uno, che a livello collettivo. E a ben guardare possiamo facilmente notare come i conflitti che viviamo a casa, nel lavoro, personalmente ogni giorno, hanno le stesse intime radici delle tensioni internazionali che poi portano alle guerre, per un motivo molto semplice: che le nazioni sono fatte di persone. La volontà di potenza e di dominio esiste nelle persone come nelle nazioni. E spesso, e questo è addirittura curioso, questa volontà di potenza deriva da un profondo senso di ingiustizia, di sentirsi vittime di qualcosa o qualcuno. Non so se il professor Sibaldi è d'accordo su questa mia enunciazione, magari ce lo dirà tra poco. Ora, noi ci troviamo in un momento cruciale, che è un periodo di cambio di paradigma, come direi se avessi studiato la scuola di Nimes del dottor Petroni, e dove le guerre in corso e le tensioni geopolitiche pongono l'Europa a delle scelte decisive. Il nostro vecchio continente, che volente o nolente è il custode delle radici culturali dell'intero Occidente, ha ancora sicuramente un ruolo fondamentale a livello geopolitico. E tra poco, a giugno, come loro sanno, saremo chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento dell'Unione Europea. E tra i molti temi all'ordine del giorno c'è appunto, per la condizione particolare, è la difesa comune in Europa. Tuttavia sullo sfondo c'è un problema che non possiamo eludere, che è il famoso elefante nella stanza, che è l'assenza, forse l'impossibilità, di creare un'effettiva unione politica europea. In questo contesto quindi sarebbe, mi auguro che lo faremo, bello riflettere sul ruolo dell'Italia nel Mediterraneo, che è una regione in cui si gioca la stabilità dell'intero continente. Noi stiamo nel cuore tra Oriente e Occidente, quindi dal Mare Nostrum passa tutto, le merci e i cavi del World Wide Web.
Ed ecco che l'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e la recente riaccensione del millenario conflitto israelo-palestinese, che ha dietro l'Iran, ci hanno improvvisamente destato dal lungo sonno, di cui devo dire i nostri media nazionali sono stati la ninna nanna di sottofondo per lungo tempo. Questo magari lo chiediamo al giornalista Tommaso Labate. Insomma, ci siamo dovuti svegliare dall'illusione di una pace perenne che in realtà, per quanto ci riguarda, è fondata essenzialmente sulla scelta di far parte della sfera di influenza dell'egemone globale, che sono gli Stati Uniti d'America. Grazie a loro e la enorme potenza militare che c'hanno, ci siamo garantiti per noi la pace e la sicurezza. In un mondo che non vive evidentemente di sola economia, e su questo noi siamo convinti di questo, ma su questo ci darà qualche lume sempre il dottor Petroni. Questi conflitti ci hanno ricordato finalmente che la storia non è affatto finita, come ad Occidente si è teorizzato, abbiamo creduto, e soprattutto che la storia non è mai davvero passata. Ci troviamo di fronte a un nuovo disordine mondiale. Come affrontarlo? Noi popolo dobbiamo essere consapevoli che questi conflitti non sono affatti degli incagli inspiegabili della storia, oppure sono il frutto di scelte di singoli leader, magari sicuramente scelte scellerate o meno. La verità complessa da digerire è che siamo immersi nel flusso continuo della storia, dove i nodi irrisolti riemergono insieme a quelli nuovi. Ecco, in conclusione voglio affermare con forza che nonostante la storia dell'uomo sia stata caratterizzata dalle guerre di dominio, sono fermamente convinto che gli esseri umani hanno una struttura intrinsecamente votata e orientata alla cooperazione e alla mediazione. È questo il tratto fondamentale della nostra specie. Col dialogo e la mediazione abbiamo creato le nostre civiltà. Ma come fare, come comportarci con coloro che il dialogo lo rifiutano? Il punto è che tutti, proprio tutti, credono di avere un buon motivo per fare quello che fanno, perfino per fare la guerra. E su questa suggestione voglio immediatamente dare la parola al primo relatore, al primo esperto, che è il professor Igor Sibaldi, è un filologo, scrittore, autore di famose bestseller per Mondadori, e per la stessa casa editrice ha tradotto proprio Guerra e Pace e molte altre opere di Tolstoi. Ha tenuto oltre 1000 conferenze in giro per il mondo. Il professor Sibaldi ha origine russa da parte di madre, e il suo ultimo libro si intitola La Russia non esiste. È un romanzo storico che va dal 1919 al 1945, e vorrei che Igor aprisse la strada alle riflessioni di questa sera facendoci entrare un po' nella mentalità russa, e chiedo a lui, come a tutti gli altri esperti, una traccia per interpretare questo nuovo mondo, quello che ho chiamato questo nuovo disordine mondiale in cui siamo immersi. So, Igor, vuoi parlare dal podio? Sì, prego. Grazie al carissimo Nesci. La questione è molto semplice in questo periodo, che è cosa sta succedendo, non dove andiamo, quello è troppo, cosa sta succedendo. Chi lo sa vince, non dico il politico che lo sa, anche il comune cittadino che sa cosa sta succedendo vince. Contro cosa vince? Contro una situazione di angoscia. La situazione di angoscia è data dal fatto generale del constatare che la Seconda Guerra Mondiale non è servita a niente. Cioè tanti milioni di morti avrebbero dovuto, nella loro inutilità, queste morti avrebbero dovuto dimostrare che la guerra non serve, no? Che è inutile ammazzare persone. E invece come se non fosse neanche passata. E questo è naturalmente un problema. Ci sono due modi per capire cosa sta succedendo. Primo modo, lo conoscete tutti, e sono i fatti. Essere informati sui fatti. Secondo modo sono le teorie. Il primo modo va di settimana in settimana. Durante un periodo di guerra i fatti non sono credibili, non sono attendibili. Pensate cosa diceva il Corriere della Sera nel 1942. No? Si poteva fare una... capire cosa succedeva nel 1942 quando parlava di Erela Main e così via. No. In tempo di guerra già i fatti in generale che vengono presentati dall'informazione sono sempre una selezione di fatti, dove non è chiaro il principio di selezione, il criterio di selezione. Durante la guerra il criterio di selezione si perde completamente perché viene interferito da agitazioni psicologiche, per cui di 10.000 fatti se ne scelgono 3.
E cosa fai con tre fatti? Che sono interpretabili come si vuole. Quindi in tempo di guerra i fatti non sono attendibili. Le teorie non sono credibili, specialmente quelle più interessanti. Pensate Einstein nel 1905, che ha 25 anni, lo dico per gli alunni che ci sono qua, Einstein nel 1905, a 25 anni, dopo molta indecisione, ha detto che Newton aveva torto. Nessuno gli ha creduto. Ancora nel 1921 dicevano che il premio Nobel non gliel'ha dato per la teoria della relatività, perché era troppo strano ed era una teoria buona. Ecco, le teorie non vanno di settimana in settimana, hanno un campo di visuale che riguardano i secoli. Io propongo una teoria, come tutte le teorie naturalmente sono fatte per essere falsificate, no? Le teorie servono a produrre, sono metodi, servono a produrre altre teorie migliori, e questo è il bello delle teorie. D'altra parte, il mio compito è la filosofia, per cui... Dunque, sta succedendo questo, secondo questa teoria, che una civiltà si sta scendendo. Questa civiltà si chiamava erroneamente civiltà occidentale. Era molto grande. Andava dall'Alaska all'Alaska, facevano tutto il giro, da Vladivostok a Vladivostok. Prendeva il terzo superiore dell'emisfero settentrionale, enorme. Data di nascita di questa teoria, di questa civiltà, 1770-1780, giovane. Prima c'era la civiltà europea, poi intorno al 1760 in Europa ci si accorge, grazie a Caterina II, che c'è anche la Russia. E di colpo l'Europa si allarga sulla Russia, integra la Russia, che è un fatto eccezionale. Poco dopo, un fatto ancora più eccezionale. L'Europa integra gli Stati Uniti d'America, che prima non esistevano. È un'esplosione territoriale, un capolavoro è stata, perché la Russia era il dispotismo ortodosso, quindi straniero dall'anno 1000, asiatico, no? E l'Europa si apriva verso la Russia. Non era più Europa, diventava Europa più Russia. Gli Stati Uniti erano una repubblica in un tempo in cui c'erano monarchie, principati e ducati. Per cui in Europa era difficile, era parlare di alieni, no? Il presidente, chi è il capo negli Stati Uniti? Un eletto ogni 4 anni. Da chi? E dopo 4 anni cosa fa? Lascia il posto a un altro. Ma chi ci crede? Hanno l'aristocrazia? No. Eppure l'Europa integrava e si è sviluppata questa cosiddetta civiltà occidentale, che invece di essere stata era meglio chiamarla civiltà settentrionale. È durata, prometteva bene, come tutte le civiltà nascenti, nascono per integrazione le civiltà. Pensate all'impero romano che integra tutta una serie di stati e forma la civiltà romana. Appena cominciata ha prodotto grandi cose, la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, Napoleone, i movimenti, il risorgimento, eccetera. Quanti anni ha? Circa 250. Età media di una civiltà, 1300 anni. Civiltà romana, 1300 anni, dall'VIII secolo al V secolo, l'VIII secolo avanti Cristo, V secolo dopo Cristo. Civiltà europea, dal V secolo al XVIII, 13 secoli. Quindi noi siamo bambini, e sta disgregando, irrimediabilmente. Cosa succede? È arrivato a compimento un processo che è cominciato già nel Novecento. Nel Novecento la Russia non è più integrata all'Europa, dopo la rivoluzione russa. Sono antipatici. Io poi sono di origine russa, lo so. Negli anni 60 era interessante essere di origine russa. Sono antipatici, sono comunisti. Però c'è Tolstoi, c'è Dostoevsky, c'è Majakovsky. Come si fa a perdere Stravinsky? Come si fa a perdere Tchaikovsky? Allora, affetto non affetto, e finalmente avviene poi nel frattempo in Russia veniva il principio opposto,
cioè Stalin dal 1920 ha escluso l'Europa. I miei coetanei russi non sanno chi è Greta Garbo, per esempio, non sanno chi è i fumetti. I miei professori russi non sapevano chi era Freud, per intenderci, perché l'Europa era esclusa. Era un'integrazione che non funzionava. Nel 2022 avviene finalmente il divorzio. Il divorzio lo si spacca. Il 3 marzo del 2022 la Federazione Internazionale delle Mostre Feline esclude per il futuro senza data la partecipazione di gatti russi alle mostre feline. I gatti russi. Cioè proprio non li vogliamo più. Questo è un fatto dal punto di vista della storia della civiltà enorme, perché è una scissione tra civiltà ed è irrimediabile. Quello che sta capitando in Ucraina dimostra che neanche in 400 anni si potrà risolvere. Comunque vada a finire. La Russia si allontana, vedremo dove, l'Europa sta ferma. L'Ucraina, come già altre volte era successo in passato, si sente europea. Non per niente una decisione recente di Zelensky è stata di spostare il Natale dal Natale ortodosso al Natale occidentale il 25 dicembre. Noi siamo europei, prendeteci, non vogliamo andare con loro. Loro dove vanno adesso? I russi, non dico più noi perché io sono russo dell'emigrazione. Dove vanno? Dunque, la Russia ha avuto un periodo eccezionale dal punto di vista culturale, poco noto in Occidente, dal 1200 e qualcosa al 1490, la dominazione tartara. Uno dice tartari anche tu, ma che cattivi. Tutta la cultura russa è nata lì, le icone sono di quel periodo, i tartari erano molto tolleranti. La parola soldi in russo è denghi, che sentite subito yen. La parola tasca in russo è karman, che è una parola tartara. La parola borsa è cimadan, che è una parola tartara. Il russo non è una lingua tartara, ma le parole dell'economia in russo sono tartare. La cultura è lì. La Russia adesso si sta spostando, naturalmente è una teoria, quindi può darsi che i geopolitici dicono no, non è vero, no, ma è utile però le teorie. Le teorie, se c'è una teoria contraria, ci guadagnano tutte e due le teorie. Se la teoria naturalmente è fondata. I russi stanno smottando verso l'Asia, verso l'Asia. Nell'Asia troveranno sicuramente territori favorevoli, in Cina, in Persia, in India. L'influsso della cultura indiana in Russia è enorme. L'influsso della cultura cinese è sempre stato controverso, sono molte differenze profonde. Profonde, ma c'è la stessa estraneità verso l'Occidente. La Russia, scivolando verso l'Asia, affronterà tutta una serie di cambiamenti necessari. La classe dirigente attuale russa è modellata sulla classe dirigente europea ed è voltata, proprio come una paralisi del collo, è voltata verso Occidente. Putin è un prodotto dell'incontro tra cultura occidentale e cultura russa. Se la Russia scivola davvero verso l'Asia, come sembra a me, Putin deve lasciare il posto a qualcos'altro, a tutta un'altra cultura. Il che non vuol dire che perde la sua identità cristiana, labilissima, labilissima. Il cristianesimo russo, come forse sapete, è nato nella sua fase attuale nel 1994. Prima la Russia era relativamente felicemente atea. C'era il modo di dire russo, noi siamo tutti atei, russo sovietico naturalmente, noi siamo tutti atei fino al primo vuoto d'aria in aereo. Perché? Quando l'aereo si ristabilizza, ritorniamo atei. Dopo le varie tragedie del Novecento naturalmente. Ecco, il cristianesimo non è che subisce un contraccolpo, anzi tutt'altro. I tartari sono sempre stati tolleranti, l'Asia è accogliente.
La parte economica si apre un periodo di prosperità per la Russia eccezionale. Quelli che invece ci rimettono da quello che sta capitando adesso, a parte gli ucraini, che hanno già tentato questa cosa di unirsi all'Europa, non so se lo sapete, nel 600 gli ucraini si erano associati alla Polonia e hanno perso. Nel 700 si sono associati alla Svezia e hanno perso. Nella Seconda Guerra Mondiale si sono associati a Hitler e hanno perso. Però c'è sempre questa voglia di guardare dalla parte lontana della Russia, sentirsi vicini alla Polonia o all'Ungheria più che alle pianure russe. Gli ucraini sono nei guai adesso, la Russia no, perché vengono. E tutte cose, tra l'altro, teorizzate, queste cose, dagli scadenti filosofi russi, per esempio Dugin, no? Dugin da 20 anni. Sta parlando di questo elemento centroasiatico. Un grande filosofo russo, Gumilyov, degli anni 80-70, aveva già teorizzato questa cosa. Putin dà retta a Dugin, dà retta al gumilyovismo. Gumilyov dice esiste una cultura eurasiatica che non può essere trasportata al di là della Polonia, perché lì comincia un'altra dimensione. Ne parlava anche in termini climatici, dice dove c'è l'isoterma di gennaio inferiore a zero c'è un confine, in Europa l'isoterma di gennaio è superiore a zero, quindi cioè, sono i modi di ragionare russi, scusate, ma sono sempre, non sono mai coerenti i russi, saltano da una parte all'altra quando fanno filosofia. Dicevo, per la Russia andrà bene, per noi andrà male dal punto di vista culturale. Questo non tutti se ne stanno accorgendo. Quando una civiltà si scinde, non è solo un fatto politico, è un fatto psicologico. Quando una civiltà si scinde, crollano nel giro di pochi mesi, di pochi anni, tutte le certezze. Si perde il senso dell'orientamento. Io le vedo già, queste certezze che crollano in Europa. Pensate come si pensava alla coppia 7-8 anni fa e come si pensa oggi alla coppia. Poi, quando c'è un momento di disgregazione, le civiltà finiscono per disgregazione, cominciano per integrazione, finiscono per disgregazione. C'è un periodo che si chiama periodo mobile in storia delle civiltà. Sono periodi stabili e periodi mobili. I periodi stabili sono belli. Noi tutti siamo cresciuti in un periodo stabile. Esempio di periodo stabile. Qualche giorno fa ho rivisto con grandissimo piacere I soliti ignoti di Monicelli. Non so se avete presente. Non c'è neanche un minuto di un film comico leggero a quel tempo di serie B che non sia pieno di contenuti geniali. La battuta di Totò al funerale. La morte, si sa, colpisce. Oggi a te, domani a lui. Fa ridere, no? Fa ridere. Ma è bellissimo. I contenuti nei periodi stabili piovono. Nei periodi mobili i contenuti non si trovano più, perché non servono, perché distraggono. Nei periodi mobili ci si guarda intorno, non ci si guarda dentro. Attualmente noi stiamo assistendo in Europa a una significativa crisi di contenuti. Guardate, per esempio, dal punto di vista teologico, gli interventi di Papa Francesco I. Parla di argomenti religiosi quando parla in pubblico? No. Commenta i fatti del telegiornale. Il suo compito non è fare una nuova opinione. Il suo compito ufficiale, è quello per cui è lì, è dare contenuti religiosi, rinfrescare quelli vecchi, ne ha tantissimi. Ne parla? No. Perché è sciocco? No. Perché ha fatto un ragionamento. Dice, questo non è il periodo di contenuti. Nei periodi mobili è un periodo di relazioni. Importa solo chi sei e chi conosci, e non che cosa fai e cosa pensi. Questo per noi significa una crisi. L'altra volta che è successo è durata diversi secoli.
È successo nel V secolo d.C., quando l'impero romano ha cominciato a disgregarsi. Disgregazione e fine della civiltà. Ed era vecchio l'impero romano, era vecchissimo, era in età, 1300 anni aveva. Tenete presente che accanto a noi c'è una civiltà che si chiama civiltà araba, che da 1500 anni che continua, non ha neanche un segno di vecchiaia, non ha neanche una ruga, è ancora adolescente, bellissima. E noi siamo invece in fase di crisi. Non per niente l'altra guerra è quella ai confini della civiltà occidentale nel sud-est, no? Israele, che è l'avamposto della civiltà occidentale. È un momento di grave crisi. Problema, che cosa fare quando c'è un periodo mobile che può durare chissà quanto? Qui si passa a una cosa di carattere puramente psicologico, si lascia da parte la cronaca, la storia, e si passa a una psicologia personale. Qui la teoria affronta la sua parte più avventurosa. Cioè, cosa faccio io in questo periodo? Perché oltre al fatto che si sta disgregando le certezze, oltre al fatto che i contenuti non ce ne sono più, un'altra caratteristica della fine della civiltà è che il costo della vita umana scende vertiginosamente. Cioè, in un periodo stabile non è pensabile una guerra in Europa, perché l'Ucraina è Europa, che nel giro di 2 anni produca 1 milione di morti. Sono 450.000 soldati russi morti, gli ucraini sono di più. Quindi 1 milione di morti nel 2022-23. Vuol dire che una generazione intera. Produce scandalo questo? No, produce scandalo la cattiveria di Putin, produce scandalo le boutade da bambino viziato di Zelensky. Ma i morti? Perché? Perché si sente che la vita umana non conta più. È una caratteristica che si ripete continuamente, anche quando è finita la civiltà europea, la rivoluzione francese. Anche lì il costo della vita era sceso tantissimo, si ammazzava tranquillamente e la gente andava a vedere le esecuzioni, era normale. Nei periodi di civiltà forte questo non succede. Cosa fare? E questo è il finale, naturalmente, questa è un'opinione personalissima, questo non c'è più teoria. Andare controcorrente, direi io. Cioè avere 2 lingue. Una lingua collettiva, nella quale uno ammette di non avere prospettive, e una lingua personale, segreta, in cui una persona cerca per conto suo i propri contenuti. La differenza sarebbe questa. Se uno adotta quella seconda lingua in cui cerca i contenuti per conto suo, non è più una figura di carattere collettivo, una figura di carattere individuale. Si tratta di cercare i contenuti per conto proprio, vuol dire smettere di sperare, eh? Smettere di credere in qualcosa di fisso, essere in fase di scoperta in tutte le direzioni. La conseguenza è questa. Attualmente, se una persona guarda all'orizzonte, vede tranquillamente che c'è un vuoto, sente quell'odore brutto del vuoto davanti. Se uno comincia a cercare i contenuti, invece di sentire che il futuro è vuoto, sente che il futuro è spazioso. È la stessa cosa. Vuoto e spazioso sono sinonimi, ma se vi accorgete cambia tutto. Se io penso è vuoto, se penso è spazioso, c'è posto anche per me. Ecco, questo è un po' condensata molto la teoria. Spero che sia l'inizio di una serie di domande che verranno poi più avanti. L'intervento è dedicato particolarmente, naturalmente, a quelli che sono adesso col futuro più lungo, cioè voi adolescenti. Non so se a scuola vi spiegano queste cose, però secondo me la risposta a cosa sta succedendo è più o meno questa. Grazie. Grazie Igor. Devo frizzare un attimo la risposta geopolitica di Petroni a Igor Sibaldi, perché Tommaso Labate lo stanno chiamando dal giornale praticamente per chiuderlo, e quindi gli darei subito la parola. Tommaso Labate, giornalista, firma autorevole del Corriere della Sera, conduttore televisivo e radiofonico e super conosciuto al grande pubblico, non ha bisogno di troppe presentazioni. Ti volevo chiedere, considerando il ruolo dei media nell'informazione,
nell'informare il pubblico sui temi geopolitici, no? Quella, la cosa che avevo accennato prima. Quali sono le responsabilità dei giornalisti nel promuovere una comprensione accurata degli eventi internazionali, no? Che sono così complessi? Grazie. Prova, se no siamo questa. Eccoci, grazie, buonasera, grazie dell'invito. Vabbè, come prima responsabilità che sento, diciamo, come giornalista di assumermi, ascoltato il bellissimo intervento di Sibaldi, e contestare fattualmente che I soliti ignoti all'epoca fosse considerato un film di serie B. No, perché le pongo un dato oggettivo, parliamo di un candidato italiano alla miglior film straniero agli Oscar. Penso che la definizione, considerato film di serie B, diciamo, non gli si addiceva. Proprio un film acclamato da pubblico, critica, allora, a questo momento e all'epoca. E poi, diciamo, invece, tornando, diciamo, alla domanda che mi avete fatto, io sono d'accordo con quello che diceva Igor. Viviamo tempi dalla difficile comprensione. Lui ha scelto, diciamo, di chiudere il suo intervento così come Lenin aveva deciso di aprire la lunga marcia verso la rivoluzione d'ottobre, da quella domanda: che fare? Io invece farò una considerazione molto terra terra, e che parte da questa considerazione, anche qui cinematografica. Se voi immaginate un film sulla guerra di Troia, no? E un film su Robin Hood. E avete visto dei film sulla guerra di Troia, dei film su Robin Hood, dei cartoni animati sugli uni e sugli altri, e avete, diciamo, una sorta di immagine in testa che questa mia domanda vi sta solleticando. Le due immagini sono sostanzialmente simili: quello che tira con la freccia, quello che carica l'arco, quello che fa la catapulta, quello che tira la pietra. Parliamo, diciamo, di due contesti che nella nostra testa sono o non sono simili. Sì. Tra i due eventi sono intercorsi la bellezza di 2500 anni di storia. 2500 anni di storia che trasferiscono nel nostro immaginario collettivo dei contemporanei, quindi dei più informati, due eventi come se fossero successi praticamente nello stesso momento. Se noi, sempre rimanendo nella metafora cinematografica, guardassimo un film di 10 anni fa, scopriremmo dal modello di telefonino che si tratta di un film d'epoca. Se addirittura tornassimo indietro di poco a film che hanno visto la partecipazione anche di cariche istituzionali, penso all'onorevole Andreotti che fece una comparsa in un bellissimo Tassinaro con e di Alberto Sordi, vedremmo che questa piazza Montecitorio, che in questo momento conosciamo come una stupenda isola pedonale, trovava macchine parcheggiate praticamente fino all'ingresso della Camera. Sembra un film d'epoca. Se la realtà viaggia così veloce al punto da farci sembrare preistoria quello che è successo pochissimi anni fa, al contrario di farci sembrare praticamente simili se non sovrapponibili nelle immagini due cose successe a distanza di 2500 anni, vuol dire che viviamo tempi molto complessi. E all'interno di questa complessità, di questi temi, c'è effettivamente un ruolo dell'informazione, un ruolo della politica, e io sottolineo prima tra tutti un ruolo dell'opinione pubblica. Allora, se noi diamo una scorsa alle notizie, voglio rimanere nel perimetro degli ultimi 10 giorni, di quelle che abbiamo visto nel telegiornale, abbiamo avuto, penso, un paio di minacce nucleari arrivate dalla Russia, l'attentato, la risposta di Israele, la risposta dell'Iran all'attentato di Israele, minacce continue che arrivano dagli Stati Uniti d'America, dove addirittura il tema se gli Stati Uniti d'America, attenzione, non l'Unione Sovietica, se gli Stati Uniti d'America saranno o non saranno una democrazia dopo novembre è un tema che sta sul tavolo. Una volta, 10 anni fa, avessimo detto: guarda, c'è la possibilità che gli Stati Uniti non diventino, smettano di essere una democrazia. C'era uno a fianco a te, chiamava il 118, dice: vedi che c'è un amico che ha bisogno di una mano, vienite a prendere. Invece io dico questa cosa senza nessun problema, perché è un tema che esiste. Siamo, diciamo, al perimetro, Stella, è così, degli ultimi 10 giorni. Eppure il tema, come dire, che catalizza l'attenzione
del grandissimo intreccio che c'è tra giornalismo, politica e opinione pubblica delle ultime ore è come sarà la RAI senza il contributo di Amadeus che è passato a un'altra emittente. Questo è. Sono dati di fatto, io metto dati di fatto, non sono teorie. Va bene o va male? Io non ho una risposta, anche perché anche io ho trovato e trovo molto appassionante il telemercato televisivo. Ho capito, sono anch'io stato felice di essere arrivato alla conclusione con una risposta netta se Amadeus rimaneva o no in Rai. Però come si risponde alla complessità del presente? Io dico, lo vedo guardando negli occhi moltissimi ex parlamentari, che anche dal punto di vista dell'informazione io dico, ho fatto delle sciocchezze che non rifarei. Primo è stato quello di aver sostenuto in un giorno X della mia vita che la politica deve fare fatti e non parole. La politica fatta di fatti è una sorta di televendita che non serve a niente e a nessuno. Cioè, se noi mettessimo la campagna elettorale del 2018, perché noi è furia di dire alla politica che deve fare i fatti, sta povera politica si è messa a farli veramente. Cioè, la Lega e il Movimento 5 Stelle, che erano candidati in coalizioni alternative e che hanno trovato un accordo di governo insieme nel 2018, hanno realizzato il primo programma di governo dell'uno e dell'altro all'interno del perimetro del governo Conte 1. Quelli avevano detto che facevano il reddito di cittadinanza e l'hanno fatto. Quelli hanno detto che facevano quota 100 e l'hanno fatto. Ma se noi diciamo, ragazzi, questa è la... Invece di fargli applauso l'hanno cacciati poi a tutti e due, però quello hanno fatto, perché noi gli abbiamo chiesto di fare fatti. All'interno del perimetro di quella campagna elettorale del 2018, figlia del grande dibattito in cui noi dicevamo che la politica deve fare i fatti, non le parole, basta le parole, fate i fatti. Ciascuno poverino leader di partito si è presentato alla campagna elettorale col suo fatto personalissimo, la Lega, il Movimento 5 Stelle e il reddito di cittadinanza. È un fatto, è una teoria, una parola, è un fatto, e l'hanno pure fatto, fra l'altro. La Lega con quota 100. Il Partito Democratico aveva gli 80 euro, la difesa 80 euro, 50 euro di Renzi. E poi c'era Forza Italia, era ancora vivo Berlusconi, che c'era le dentiere gratuite, il veterinario gratis, queste cose qua. All'interno della politica fatta di fatti è successo pure che, rimaniamo alle ultime elezioni politiche, che c'è stato il grande dibattito sul reddito di cittadinanza, c'era il centrodestra che si presentava, come sapete, in parte separato, e la legge elettorale è così, in parte come coalizione, che sul reddito di cittadinanza aveva tre voci diverse. Fratelli d'Italia diceva dobbiamo abolirlo. La Lega diceva, a seconda di dove parlavano, se erano al sud diceva che andava confermato, se era al nord che forse andava abolito. Forza Italia ha detto che andava addirittura aumentato il reddito di cittadinanza. Parliamo di una coalizione che si è presentata alle elezioni e che le ha pure vinte. Questa è la politica fatta dai fatti. Senza queste benedette parole, perché ci hanno dato un'allergia e che ci facevano schifo, perché tu sai, Igor, pure che viene dalla Russia, qua in Italia alle parole siamo allergici. Forse perché non abbiamo avuto la fortuna di avere un Dostoevskij così tanto prolisso, ma le parole qua ci fanno paura. E quindi abbiamo costretto a fare i fatti e questo è stato il risultato. Quindi cosa numero uno pratica. Recuperiamo l'utilizzo delle parole lunghe, non a tweet. Perché a tweet poi torniamo con un tweet, tu fai un fatto. E si rischia di tornare al punto di partenza con reddito di cittadinanza, quota 100, le dentiere per i cani gratis, eccetera, eccetera. Non se ne esce. Le parole ridisegnano l'orizzonte del domani, quindi restituiamo alla politica la capacità di utilizzare le parole, perché il dialogo passa da qui. Secondo, tra le altre sciocchezze fatte da me personalmente, mi assumo tutte le responsabilità dell'intera categoria. La campagna sul taglio dei finanziamenti pubblici alla politica, una follia totale, folle, che io meno male che non sono stato un parlamentare in quella legislatura che ha deciso di assumere questa scelta scellerata, se no mi sarei vergognato a uscire di casa. La politica, la democrazia ha un costo. Da Kim in Corea del Nord è tutto gratis, perché decide Kim la mattina, è tutto free, è tutto tagliato. Ci piace il modello di Kim o vogliamo la nostra? Perché se ci piace il modello di Kim è tutto gratuito. Quindi
se è possibile che si incentivi un meccanismo virtuoso all'interno del dibattito pubblico che provi, diciamo per utilizzare una metafora cara al professor Prodi, a rimettere il dentifricio fuori uscito dal tubetto, anche se sappiamo che lo spazio c'è, ma è abbastanza difficile. Quindi seconda cosa. Terza cosa, la qualità della nostra opinione pubblica. Perché secondo me abbiamo perso tutti tempo a vedere diciamo come sono fatti i nostri politici, a fargli giustamente l'analisi del sangue, tu da dove vieni, tu che busti hai a casa, tu c'hai la faccia in martello, eccetera, eccetera. Ma la qualità della nostra classe dirigente, la qualità della nostra opinione pubblica, la qualità di chi detiene l'elettorato attivo, com'è? Come si formano gli italiani? Cioè, chi sono quelli che si presentano alle urne? L'astensione è giusto demonizzarla così tanto? Oppure è meglio che vadano a votare solo quelli che sono contenti? Sono spunti di riflessione, perché noi agitiamo sempre dei riflessi condizionati che diciamo ci fanno parlare come se avessimo il pilota automatico all'interno del talk show. C'è l'astensione altissima, calano le percentuali del voto, Dio, è finita la democrazia. Poi scopri che nell'inchiesta della Puglia o nell'inchiesta di non so dove si compravano i voti per 50 euro, in certi casi per la bombola del gas, e allora ragazzi l'astensione così si riduce, ma siamo sicuri che ne valga la pena? Quindi spunti di riflessione, se dovessi chiudere, e questo è l'ultimo pensiero che lascio dopo il tema della qualità dell'opinione pubblica, e mi scuso perché mi appassionava tantissimo il discorso, ma motivi di lavoro mi spingono a dover andare via e a perdere il resto degli interventi, che recupererò ovviamente con una differita streaming. Se possibile, lo dico a Maria Stella, a Gelmini, a Borghi, eccetera, eccetera, tutti gli altri, ma anche i presenti. Diffondete un verbo che secondo me è importante, non è che dico andate a casa e date la carezza come diceva il Papa, andate a casa e se possibile trasmettete un pensiero alle giovani generazioni se ne avete contatto, abituarsi a pensieri lunghi, a pensieri difficili. Siamo troppo abituati, diciamo ci siamo abituati a circoscrivere all'interno del perimetro di uno spazio ristrettissimo. Proprio quando il web doveva darci l'indicazione contraria, perché il web ti dava la possibilità di scrivere qualsiasi cosa, di abituare tutti a pensieri lunghi, perché attraverso il pensiero lungo che passa, non voglio citare Ciriaco De Mita, quello che lui chiamava il ragionamento, perché noi di ragionamenti abbiamo bisogno, perché proprio sul ragionamento che si tesse la tela di un dibattito politico. Se la politica entra in un contesto, ed è già entrata, in cui praticamente ha bisogno di fare la battuta più efficace, e di tutta evidenza che due persone che parlano per battute o per slogan non si troveranno mai d'accordo, perché sono impegnati a fare la battuta più bella. Ma pure io, se mi mettessi a sfidarmi a colpi di tweet, farei la battuta sull'avversario, non mi ci troverei d'accordo per esempio sui temi dell'agenda politica. Quindi trasmettete se possibile il tema della necessità che abbiamo di pensieri lunghi, di cose scritte lunghe, di cose complesse. Perché la qualità, di come si forma l'opinione pubblica passa attraverso la complessità delle cose a cui si approccia tutte le mattine. Questo è un pensiero, secondo me, molto chiaro ed è irrinunciabile. E questa è una cosa che si può fare veramente dal punto di vista bipartisan e che riguardi tutti. Avevo un'ultimissima riflessione che, se mi ritrovo, questo sono tutti appunti. A proposito di cose, diciamo, preso i punti tutti al volo, se ritrovo vi dico, no, non la trovo. Va bene, no, vi ringrazio soltanto per avermi ascoltato. Ho detto e dico da un sacco di tempo, diciamo tutte le volte che trovo un contesto che mi piace, in cui sento di poter essere, diciamo, a mio agio nell'esprimermi, delle cose che magari stridono con quelle che ho detto o scritto in passato, ma ritengo che sia arrivata per me stessa una fase, diciamo, di grande riflessione, in cui se ci sono degli errori anche intellettuali che possono essere stati fatti in passato, è tempo, diciamo, sono dei tempi duri e sono dei tempi necessari per porvi, quantomeno nel mio piccolo, rimedio. Grazie. Grazie Tommaso. Allora, dopo le confessioni di Tommaso Labbate, diciamo poco geopolitiche, ma lo dico con fraternità, do la parola al... Peccato che il dentifricio
potrebbe anche provare a rientrare domani. Però il cervello, una volta che è uscito dalla testa, non funziona più. Posso dire che riconosco la zampata di Peppe Fioroni a tanti anni di distanza. Il leone è sempre lui. Continuiamo con il dottor Pedroni. Federico Pedroni è un analista geopolitico, coordinatore didattico della Scuola di Limes, rivista italiana di geopolitica fondata e diretta da Lucio Caracciolo, che ormai è affermata come uno dei più influenti e autorevoli luoghi di riflessione geopolitica in Europa. Data la tua esperienza, dottore, ci puoi regalare un quadro generale per interpretare quello che io ho chiamato, forse impropriamente, mi dirai tu, questo nuovo disordine mondiale in cui siamo immersi. Se vuoi andare al podio, c'è la... perché ci sono le famose cartine della scuola di Limes. Di Limes. Torno qua a sedere perché sto più comodo. Buonasera a tutti, grazie per questo invito che mi onora molto essere in questa bellissima sala dove si fa la nostra democrazia. È un assoluto onore per me parlare anche con queste distinte persone. Prendo lo spunto dagli interventi precedenti che avevano un filo comune, che mai come ora è necessario che ci parliamo. Quindi sono subito in controtendenza con la sua teoria, Igor Sibaldi, perché non è il tempo questo, io credo, di andare a cercare i contenuti al nostro interno, ma quello di parlarne tutti assieme. Probabilmente il mio è un vizio professionale, una distorsione professionale, perché mi occupo di geopolitica in una democrazia. Per qualcuno è un controsenso, la geopolitica è roba fascista. No, invece la geopolitica è qualcosa di profondamente democratico. Nel 1993, quando è nata la mia rivista, io ero molto piccino, non è mia, ma è la rivista per cui lavoro adesso e con cui mi identifico anche in un certo senso, cominciò con una missione, la missione di parlare in pubblico di interessi nazionali. Interesse nazionale allora era una parola, come la geopolitica, tacciata di fascismo, tacciata di averci condotto alla rovina nella Seconda Guerra Mondiale. Mentre in una democrazia è assolutamente essenziale che si dibatta in pubblico attraverso anche riviste di geopolitica, di quali siano gli interessi nostri, al di là della nazione, lasciamo perdere questa parola che può sapere di brutto e stantio, ma gli interessi della nostra nazione, del nostro paese, nostri, nel contesto che ci circonda. Ora, a 31 anni di distanza, questa missione è più che mai assolutamente necessaria e in parte per i motivi che ha detto Igor Sibaldi prima, con cui qui sì, mi ritrovo d'accordo. Sta avvenendo un divorzio, sta avvenendo uno slittamento della Russia verso est, ma che rischia di caderci addosso. Soprattutto rischiamo di finire in qualcosa che con le civiltà citate prima ha molto a che vedere, uno scontro di civiltà. Per arrivarci e per spiegarvi perché secondo me questo è il rischio che corriamo e perché riguarda in particolare l'Italia, parto da lontano, ma non così lontano come ha fatto Sibaldi prima, e parto dalla fine della Guerra Fredda nel 89-92, per dirvi che siamo in un tempo in cui che cosa sta succedendo, la sua risposta è: sta avvenendo una guerra tra imperi che combattono non tanto per conquistare territorio. Sì, la Russia vuole l'Ucraina, vero, ma non è fin lì che vuole arrivare, non è la sua vera posta in gioco. La posta in gioco è che questi imperi combattono per la loro identità, per la loro sopravvivenza, in un certo senso, perché se tu non sai chi sei, difficilmente puoi campare. In che senso? Allora bisogna tornare all'89-92 per capire che siamo in una guerra per l'identità. Perché in quel momento, quando finisce la Guerra Fredda, gli Stati Uniti sono convinti di dover estendere, che sia venuto il momento di estendere a tutto il mondo la loro
supremazia che fino a quel momento, fino al cinquantennio precedente, era stata limitata all'Occidente, cioè i paesi dentro il campo americano che servivano a contenere e a combattere anche l'Unione Sovietica. Bene, è arrivato il momento di estendere questa supremazia. La fine della storia, citata in precedenza, non è solo la storia è finita, andata in pace, come il messale, parafrasando. La storia è finita, è il momento di estendere il nostro modello di governo, la nostra cultura, a tutto il mondo, perché è rimasta l'unica. Questo diceva quello storico filosofo, in realtà, che elaborò questa teoria, riprendendola da Kojève e da Hegel. È rimasta l'unica. Quindi gli altri paesi dovranno necessariamente adottarla. Ad alcuni gliela potremo imporre, ad altri gliela potremo inserire piano piano con il libero scambio, con i commerci, con l'inserimento nelle organizzazioni internazionali che noi, sto parlando da americano, comandiamo, guidiamo, e la inseriremo lì dentro. Questo era esattamente quello che scrissero in vari documenti di governo e non solo gli statunitensi nei confronti della Russia, della Cina, eccetera, eccetera. Questi paesi non ci stanno. Se c'è una lezione che abbiamo imparato in questi 30 anni è che il mondo non vuole necessariamente essere americano. Con questo non è un'accusa agli Stati Uniti che hanno sempre torto e sono il male dietro ogni cosa, no. Però tra 50 anni, forse 100, gli storici ritengo che tratteranno in questo modo questa faccenda. Cioè gli Stati Uniti si sono imbarcati in un progetto di estensione del loro potere mondiale che ha innescato delle reazioni da parte di attori che non sono giustificati per fare quello che hanno fatto e che stanno facendo, niente affatto, però hanno giustificato anche il loro potere, penso sicuramente a Putin, a Xi Jinping, anche dipingendo un'immagine di aggressione da parte della superpotenza, di tentativo di sostituzione della cultura locale con una cultura americana, consumista, postmoderna, chiamatela come vi pare. Ed è per questo che sono in lotta oggi gli imperi, per riaffermare o difendere queste loro identità che sono state messe in discussione dal mantra prevalente fino agli ultimi anni. E gli Stati Uniti, che anch'essi sono impero, perché invece combattono per la loro identità? Perché questo loro tentativo di estendere al resto del mondo la loro supremazia ha retroagito su casa loro, mandandoli completamente nel pallone. Spesso della crisi americana, sì, gli Stati Uniti sono in crisi, piccola parentesi, dire che sono in crisi non vuol dire essere convinti che sia la fine dell'America. Non è così. Tutti noi possiamo essere in crisi e poi riprenderci. Gli Stati Uniti sono una grandissima potenza che ha dei vantaggi enormi rispetto a tutti i loro rivali. Non è detto però che questi loro vantaggi consentano loro di essere potenti quanto lo sono stati fino a oggi. Addirittura questa crisi li può sicuramente condurre a una, diciamo le cose come stanno, a una guerra mondiale, questo sicuramente. Però non è detto, non è scritta la loro fine in questa crisi. Ora, perché sono in crisi? Spesso si danno delle definizioni politologiche, cioè hanno un sistema troppo bloccato, si danno delle giustificazioni mediatiche, cioè le bolle social impediscono alle persone di parlarsi tra di loro, si danno spiegazioni altrimenti partitiche, no? Un sistema di partiti che incentiva le ali estreme, eccetera, eccetera. Tutte cose vere, ma tutte col paraocchi.
Il motivo per cui sono in crisi è che hanno provato a dominare il mondo, non ci sono riusciti e ora sono in crisi di depressione perché sognavano questo sin da quando sono nati. Questo in una nuce la loro crisi. Poi, come tutte le noci, vanno aperte e si scopre che dentro c'è qualcosa anche di più saporito, quindi vi invito a complessificarla. Però, visto che devo parlare in un quarto d'ora, questa è la sostanza. E qui arriviamo alla mappa che vi ho portato, tutto un altro mondo che ci mostra questi imperi che combattono tra di loro nei quadranti, nei tre cerchi, due cerchi e un'ellisse, sull'Eurasia. È una battaglia per il controllo dell'Eurasia, è una battaglia per costringere gli Stati Uniti a cedere a uno o a tutti e tre i principali attori, i principali sfidanti che stanno sfidando gli Stati Uniti. Non c'è un'alleanza tra questi paesi, ma non è nemmeno vero che sono completamente slegati l'uno dall'altro. Cina, Russia e Iran si usano a vicenda e usano a vicenda l'inimicizia americana e la pressione americana per provare a soffocare gli americani di troppi punti di pressione per costringerli a cedere in qualche modo. E non è un caso che i primi a muoversi siano stati i russi e poi gli iraniani e non i cinesi. Di nuovo, non perché c'è un piano alla Trono di Spade concordato dai giocatori, niente affatto. Semplicemente sono gli Stati Uniti che hanno detto da anni: noi non possiamo fare tutto quello che facevamo prima, non abbiamo le stesse risorse, dunque daremo meno priorità all'Europa e al Medio Oriente per concentrarsi sull'Asia, sull'Indo-Pacifico. Ed ecco che scoppia una guerra in Europa e una guerra in Medio Oriente. A volte le cose sono tremendamente logiche. Qual è il nostro posto in questa che noi abbiamo definito guerra grande? Questa carta rovescia, o quantomeno trasla di qualche grado, la normale carta che abbiamo in testa quando pensiamo all'Italia nel Mediterraneo. Osservando questa carta si vede una congiunzione tra i due principali fronti di guerra, quello ucraino e quello medio orientale. La congiunzione è, sì, il fatto, come diceva Sibaldi prima, di essere ai margini dell'Europa. Sono soprattutto ai margini dell'impero americano. Sono i margini che gli Stati Uniti non hanno più questa voglia popolare né tutti questi mezzi sovrabbondanti per difendere. L'impero si è allargato man mano che calavano i mezzi per difenderlo. Dunque oggi la guerra, le guerre scoppiano là dove c'è il dubbio che gli Stati Uniti intervengano, usino la forza direttamente. Tra l'altro poi Biden è stato così gentile pochi giorni prima dell'invasione di ricordare a Putin che lui la forza non l'avrebbe usata per respingere la Russia e quindi ha agevolato l'ingresso di Biden e dei russi in Ucraina. Vista dal nostro punto di vista, questa guerra grande, che è un'unica guerra appunto contro l'impero americano, ci vede a uno dei margini. Ed è questo che ci interessa particolarmente. L'Italia non è su Marte, anche se la nostra mentalità esostorica è convinta che ci possiamo schermare da queste guerre perché tanto non ci riguardano. No, ci riguardano profondamente, perché se c'è una cosa che accomuna queste guerre è la loro dimensione marittima. Se è una guerra contro l'estensione dell'impero americano, e se l'impero americano è un impero centrato sui mari, una talassocrazia, evidentemente c'è anche una dimensione marittima in questa guerra. E per noi italiani il mare, anche se ce ne scordiamo particolarmente, è ciò da cui letteralmente dipende tutto ciò che siamo. Per un motivo molto banale, l'80% delle nostre merci passa va e viene sul Mediterraneo. Nel Mediterraneo passano i principali cavi che circumnavigano l'Eurasia e il 95% del traffico internet viaggia per mare.
dal Mediterraneo arrivano le fonti di approvvigionamento della nostra energia, di tutti i tipi. Di più, l'Italia muore o soffoca se si chiudono gli stretti, stretti che sono controllati, non si sa ancora per quanto, dagli Stati Uniti. Gibilterra, lo stretto di Sicilia, Bab el-Mandeb, ovviamente Suez prima. Se si chiudono queste cose, noi siamo gambe all'aria. Questo è uno dei motivi per cui non possiamo fare a meno degli Stati Uniti. Prima si è detto, ma forse ho capito male, che stare dentro la sfera di influenza degli Stati Uniti per noi è una scelta. Non è una scelta. Abbiamo perso la Seconda Guerra Mondiale e da qui non si esce, perché si può uscire da una sfera di influenza solo se il titolare della sfera di influenza stessa ce lo concede, oppure se va completamente in crisi. Però deve essere sostituito da un'eguale garanzia. E quale potrebbe essere, io temo, il rischio di una perdita della garanzia statunitense sugli stretti, sul Mediterraneo, derivata magari da quella sconfitta che gli avversari vogliono impartire all'America? Beh, si passerebbe dalla garanzia americana a una non garanzia, a un caos totale. Per dire questo, mi rifaccio a questa carta che mostra come i russi stiano aggirando la pressione terrestre che viene fatta loro dalla NATO e dall'Ucraina sul territorio continentale attraverso il mare. E l'abbiamo chiamato aggiramento geomarittimo, ci piace un po' giocare con le parole. Cosa fanno i russi? Beh, intanto hanno riconquistato il Mar d'Azov e le sponde del Mar d'Azov, che è il mare subito a nord della Crimea, per assicurarsi le rotte e le vie di comunicazione verso il Mar Nero e verso il Mediterraneo. Mediterraneo che usano per provare a creare un fronte alternativo a quello ucraino, per fare pressione sulla NATO. E si stanno conquistando tutta una serie di avamposti, che vedete in giallo nel Mediterraneo, per avamposti che possono essere usati un giorno per fare pressione su di noi. A noi in particolare interessa la Libia, che i russi si sono spartiti nella nostra più totale indifferenza sul finire del decennio scorso con i turchi. Posizioni dalle quali loro possono effettivamente poi fare pressione su di noi. Fare pressione su di noi cosa vuol dire? Puntarci dei missili addosso e minacciarci di conseguenza. Non voglio dire che lo faranno necessariamente, però questo è un rischio che va considerato. Senza contare che mentre noi guardiamo a nord, siamo ossessionati da quello che accade a Bruxelles e oltre le Alpi, a sud, nel Mediterraneo, sta avvenendo una vera e propria spartizione e una corsa a occupare spazi che sono evacuati dal lungo tramonto dell'Occidente in Africa e degli imperi occidentali in Africa. Turchi, cinesi, persino indiani, emiratini, sauditi, stanno tutti partecipando a una grande corsa per accaparrarsi l'Africa. In questa corsa per l'Africa, che riguarda anche il Mediterraneo, dicevo, un paese debole come l'Italia, come siamo noi, che non può fare le cose da solo, ma ha necessariamente bisogno di usare degli alleati, almeno anche per i propri fini, che rischio corre? Corre il rischio di vedere appunto transitare dalla garanzia americana della placidità del Mediterraneo a un tutti contro tutti fra le potenze che ho elencato e che stanno partecipando a questa corsa per il mare e per l'Africa. Dunque mi viene per concludere e per riprendere anche l'invito di Sibaldi che ci chiedeva e che si chiedeva che fare. Io vedo un unico obiettivo per il nostro paese, che è quello, dal momento che non possiamo combattere, siamo imbelli e senza armi, non siamo i francesi, non siamo nemmeno i polacchi,
non possiamo combattere. Il nostro unico obiettivo dovrebbe essere quello di evitare che il sistema entro cui siamo inseriti vada a sbattere, cioè si arrivi a questo scontro di civiltà, che queste guerre localizzate si fondano in un'unica grande guerra mondiale. Dunque il nostro obiettivo deve essere solo e soltanto quello di provare il più possibile a fare la nostra parte in nome anche di alleati che hanno interessi simili ai nostri nelle aree che più ci competono, che sono quelle che vedete nelle mezzelune rosse tra Mediterraneo, Levante e Balcani. Perché la carta è intitolata "Dove collaborare con gli americani"? Perché i francesi magari potranno pensare anche di poter fare a meno degli americani. Per noi no. Per noi gli americani sono una garanzia sul nostro debito. Garanzia che ci può essere tirata in testa, ovviamente, come è successo anche all'inizio del decennio scorso a un presidente del Consiglio che non nomineremo. Poi sono presenti dentro il nostro paese, fanno parte anche addirittura del sistema politico del nostro paese in maniera indiretta. Insomma, da una implosione dell'America rischieremmo anche noi un'implosione esterna e interna. Quello che ci conviene fare, visto che non possiamo fare le cose per i fatti nostri, è quello di reclamare e di avere un ruolo utile agli Stati Uniti e anche ai nostri alleati per preservare la stabilità in queste aree, per evitare che l'instabilità di queste aree ci torni addosso, con una consapevolezza che non siamo qua per fare i servi inutili. Avere un rapporto speciale con gli americani nel Mediterraneo vuol dire anche presentare una lista di cose che di cui abbiamo bisogno in cambio, per dirla tutta. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché sono gli stessi Stati Uniti a chiedere disperatamente un aiuto dagli alleati, ma di più, sono disposti anche a dire: voi potete avere il margine di manovra che vi pare su quello che volete, l'importante è che ci intendiamo sulle priorità. E sulle priorità io credo che ci si possa intendere. Poi è ovvio, dobbiamo arrivare a una composizione, cioè a una fine il prima possibile della guerra in Ucraina, ma su questo obiettivamente noi possiamo molto poco. Noi possiamo veramente poco. Quello che possiamo fare è nel Mediterraneo, ma quello che possiamo fare soprattutto è aiutare il nostro sistema in cui siamo inseriti a non schiantarsi in una guerra di civiltà. E noi possiamo farlo perché non siamo visti come un impero. E qui chiudo per tornare agli imperi all'inizio. L'Italia ha avuto un impero, ma siamo stati probabilmente talmente poco efficaci anche nel gestirlo, che non ci viene additato come una colpa dalle popolazioni che abbiamo sottomesso, anche con delle brutalità incredibili. Libici, etiopi, eritrei ci considerano ancora tutto sommato bene. Questo è un punto da cui ripartire per provare a fare da ponte tra quel Occidente che si sta imbarcando in una guerra di civiltà e un sud globale, detesto questa espressione ma per semplicità e brevità perché vedo il moderatore scalpitare, per creare un ponte. E il ponte credo che sia il nostro destino per non abbandonarci al nostro destino. Grazie. Grazie dottor Petroni. Quindi dopo questo bagno di realtà del geopolitico iniziamo il panel dei politici. Intanto invito la regia a organizzarsi per l'intervento della Ronzulli via web, ma darei subito la parola alla senatrice Maria Stella Gelmini. Oggi è senatrice di Azione con Calenda, ha avuto sempre ruoli di grande rilevanza politica in Forza Italia, che ha abbandonato proprio nella vituperata caduta del governo Draghi, innescata da Conte, su un tema di politica internazionale, cioè l'invio delle armi all'Ucraina. Sappiamo che Azione, attraverso il suo leader, che è Calenda, è molto netto, non ha dubbi sul sostegno all'Ucraina e sull'esigenza di una politica di difesa comune in Europa.
Considerando il ruolo dell'Italia nel contesto europeo, come pensa che il nostro Paese possa contribuire a promuovere questo progetto di unione e di difesa comune? Grazie, innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Diego Antonio Nesci e a Dalila Nesci e a Parole Guerriere per questa opportunità di confronto. Un ringraziamento a tutti voi che siete qui presenti, vedo tanti colleghi, tanti rappresentanti delle istituzioni, ma anche tanti giovani, e quindi credo che sia coraggioso questo tentativo di far dialogare anche la politica attorno ai temi che più divisivi non ce n'è, nel senso che la questione dell'Europa al bivio, di guerra e pace, sono proprio tematiche che sono molto impegnative ma al tempo stesso anche tanto divisive, e quindi provare qui a confrontarsi in maniera pacata e responsabile credo che sia un fatto estremamente positivo. Io partirò, come mi è stato chiesto dalla domanda, dall'Europa al bivio in un contesto che è più di guerra che di pace, purtroppo, come tutti sappiamo. Parto da qui perché siamo alla vigilia di elezioni molto complesse, elezioni europee, rispetto alle quali negli ultimi 10 anni il dibattito all'avvicinarsi delle elezioni europee è sempre stato abbastanza stanco, un po' ideologico, una divisione tra europeisti e sovranisti. Ma oggi lo scenario che l'Europa ha di fronte è uno scenario molto complicato, e il focus che l'Europa ha sempre tenuto, con una concorrenza tra i singoli Stati, è un focus un po' di piccolo cabotaggio rispetto alle sfide che abbiamo davanti e alle criticità geopolitiche. E quindi penso che noi dobbiamo partire dalle minacce esterne per capire perché l'Europa è al bivio e cosa dovrebbe fare o dovrebbe provare a fare, e dall'altro lato vedere quali sono i rischi sistemici. Sicuramente ci sono alcune questioni molto forti, quello che è successo in Ucraina, che rappresenta un fatto al quale l'Occidente non era preparato, nonostante la Crimea e il Donbass. Ma certo noi non pensiamo che la guerra sia la prosecuzione della politica con altri mezzi, e quindi proprio perché anche noi abbiamo un'identità, la nostra identità e la nostra Costituzione ci vietano di occupare illegalmente con le armi un paese libero e sovrano. E poiché questo è accaduto dopo la Crimea e il Donbass e ha determinato delle conseguenze, perché ci sono paesi come la Svezia e la Finlandia che non a caso hanno chiesto di aderire alla NATO, vuol dire che il pericolo è serio e l'Europa, che ha anch'essa un'identità, non può non fare i conti con l'attacco che la Federazione Russa di Putin ha mosso all'Ucraina. Più recentemente, ma con altrettanta violenza, abbiamo visto la situazione in Medio Oriente. E poi ci sono anche altre sfide che l'Europa ha davanti, lo shock energetico, perché quello che è successo in Ucraina ha imposto di rivedere i nostri approvvigionamenti e di domandarci non solo il come recuperare l'energia necessaria per il nostro paese, ma anche da chi questa energia viene prodotta. E poi abbiamo ovviamente la pressione migratoria che non tende a diminuire, anzi nel tempo è addirittura aumentata. E accanto a queste sfide che fanno tremare i polsi ci sono rischi sistemici. Il primo è quello di un affievolimento del ruolo della NATO nella difesa dell'Unione Europea, perché sappiamo che, come è stato sottolineato poc'anzi, l'Indo-Pacifico è diventata un'area di maggiore interesse per gli Stati Uniti rispetto all'Europa, e vediamo la difficoltà degli Stati Uniti nel varare l'ultimo pacchetto di aiuti all'Ucraina. E quindi questo porta una responsabilità dentro l'Unione Europea e dentro l'Italia, che è tra i paesi fondatori dell'Unione Europea. Perché sicuramente quello che abbiamo dato per scontato, la difesa, la pace, la sicurezza, oggi non sono più degli elementi di certezza. E quindi qui la politica comincia a dividersi, perché chi vuole la pace vede la necessità di una difesa comune, di un esercito comune europeo, come un passo verso la guerra. Io invece proverò a rappresentare perché
anch'io penso che l'Europa sia estremamente in ritardo nella costruzione di una difesa comune europea, ma dico questo non solo con un auspicio, un anelito di pace, ma anche ritenendo questo un elemento che in base alla deterrenza può aiutare la pace. E quindi penso che le parole di Mario Draghi, ma anche del presidente Mattarella, che sono stati abbastanza duri nell'esprimere un giudizio sui ritardi che l'Europa ha accumulato nel non costruire una difesa comune, oggi sono ritardi da colmare. Non perché debba venire meno un'alleanza, una sinergia con la NATO, io credo che questo non accadrà chiunque vinca le elezioni americane, ma la difesa comune europea è una necessità ed è un'urgenza rispetto alla quale anche l'Italia, un paese fondatore dell'Unione Europea, deve fare la propria parte. E per fare questo bisogna immaginare anche una politica estera comune. E tutto questo non è un fatto tecnico, burocratico o politichese. Per addivenire a questa consapevolezza e a queste scelte serve una politica forte. E quindi anche chi è profondamente europeista deve provare ad esserlo all'interno di un contesto valoriale, ideale, progettuale a diversa intensità rispetto a quello che è successo negli ultimi anni. Insomma, serve un'Europa con dei politici che decidano, che facciano i fatti e non con dei burocrati che allunghino i tempi e complichino le cose. E però oggi la dimensione di un'Italia o di una sovranità nazionale che possa essere sovraordinata rispetto alla sovranità europea è un non senso, perché ed è una difficoltà, perché spiegare ai cittadini che ancora si sentono forse più italiani che italiani europei il senso del perché una sovranità europea non è contro la sovranità nazionale ma aiuta anche gli interessi nazionali è un obiettivo che abbiamo davanti in questi mesi che ci separano dalle elezioni europee, perché lo scontro tra l'Europa delle piccole patrie o dei nazionalismi e un'Europa non burocratica, ma che alza l'asticella delle sue ambizioni e che riesce ad affrontare le sfide, quella della politica estera, quella di una difesa comune, ma quella anche di una cultura europea, di un'identità europea. Credo che questo sia un fatto estremamente importante che deve accadere, che dobbiamo tutti insieme concorrere a far accadere. Accanto a questo abbiamo anche la questione di una governance europea, perché se vogliamo introdurre una difesa comune europea, se vogliamo costruire le basi di una maggiore autonomia, anche le modalità decisionali devono cambiare. Un'Europa che si è allargata ha mantenuto le regole di un'Europa a 12, non a 27, e questa unanimità con la possibilità in capo a un paese del diritto di veto non è esattamente il tipo di governance che può rendere l'Europa più coesa, più unita, ma al tempo stesso più capace di raccogliere queste sfide e di vincerle. E quindi la riforma della governance è per me fortemente connessa al tema della difesa comune, di una politica estera europea, ma anche di una rivisitazione delle politiche europee, perché non è solo una questione di metodo, di regole e di difesa. Anche quando parliamo di sostenibilità e competitività dell'Europa, io vorrei essere messa come europeista nelle condizioni di poter difendere questa Europa con maggiori argomenti, perché non sempre le politiche europee sono sostenibili dal punto di vista dei cittadini, delle imprese, della nostra economia. Eppure la pandemia e quello che è successo dopo con Sure e soprattutto con il PNRR ha dimostrato finalmente che l'Europa non è solo l'Europa dei conti in ordine, del rigore dei conti, ma è anche l'Europa della solidarietà, della competitività e della crescita. E però anche qui l'Italia è sul banco, deve dimostrare qualcosa. Non voglio dire che è un po' sul banco degli imputati, però un pochino è, non solo per il
come dire, per la condizione dei nostri conti pubblici, ma anche perché dobbiamo dimostrarci all'altezza, una volta che l'Europa mette debito in comune, che mette a disposizione delle risorse, di utilizzare al meglio quelle risorse e di rispettare i tempi. Su questo c'è una grande sfida nazionale, perché cambiano i governi, ma la realizzazione del PNRR è un biglietto da visita fondamentale per la credibilità del nostro Paese ed è un elemento decisivo per la crescita del nostro Paese ed è un elemento reputazionale per poter andare in Europa a contare, perché si è all'altezza di alcune sfide. E quindi tutto si tiene: la difesa, la politica estera, la governance, la sostenibilità e la competitività. È chiaro che però l'Europa, perché ci faccia sentire veramente europei e sia percepita non come un qualcosa di altro da noi, come un qualcosa di distante, ma come un qualcosa che ci appartiene e che, affinché sia la nostra identità, ecco, deve rendere le politiche sulla transizione ecologica, sulle politiche industriali, compatibili con la competitività dei singoli paesi e con la sostenibilità finanziaria non solo degli stati, ma anche delle realtà produttive. Io appartengo ad un partito che, per esempio, in Europa ha votato contro la direttiva Green sulla casa. Perché l'abbiamo fatto? Non perché siamo convinti che non esistano i cambiamenti climatici. Sappiamo bene che ci sono, che bisogna concorrere, che la transizione ecologica è un'assunzione di responsabilità. Però la modalità e i tempi con cui arrivare a mettere a terra quella transizione devono essere compatibili con, come dire, la sostenibilità finanziaria ed economica di un paese. E quindi quello che io penso è che oggi ci siamo trovati di fronte a delle sfide più grandi di noi, che ci hanno sbattuto in faccia il tempo perduto, perché dobbiamo dirlo, dal 54 in avanti sono passati decenni senza che l'Europa affrontasse, e anche il processo di allargamento si è interrotto, ci abbiamo impiegato tanto tempo. Io non riesco a capire perché paesi che sono al confine dell'est ancora non hanno avuto delle risposte, non capisco perché ancora in capo ad alcuni paesi c'è la possibilità di esercitare un diritto di veto. Quindi l'Europa ha perso tempo, e però l'Europa non è che sta con gli Stati Uniti per obbligo. Sicuramente l'esito della Seconda Guerra Mondiale è un fatto ed è, come dire, una condizione di contesto ed è una conseguenza anche di una nostra sconfitta, ma certo oggi lo scontro a livello globale è tra democrazie e autocrazie, e il Papa ha parlato spesso di una guerra mondiale a pezzi. E però, se andiamo a vedere le alleanze fra la Russia, l'Iran, la Cina e dall'altra parte il mondo libero e l'Occidente, capiamo che lo scontro è geopolitico, ma è fra democrazie e autocrazie. E chiudo con una riflessione rispetto ad alcune polemiche sciocche che ci sono state anche in un tempo di divisioni tra l'Occidente e la Federazione Russa. Io voglio dire qua che da parte nostra non solo c'è il massimo rispetto, ma la considerazione per la cultura, la letteratura, l'arte, la storia della Federazione Russa e un rapporto, come dire, comunque di dialogo con il popolo russo. E però quello che è stato fatto da Putin è inaccettabile e non può essere né contestualizzato, né giustificato, né sminuito. E ancorché tutti vogliamo la pace, oggi io penso che la pace si raggiunga innanzitutto col potere della deterrenza, perché poiché non c'è qualcuno che è stato capace di mettere al tavolo Putin e di fargli cambiare idea, oggi la difesa comune europea risponde ad un principio di deterrenza. Ma non solo, tutti vogliamo la pace ed è chiaro che il nostro paese la chiede in Medio Oriente. Abbiamo votato, ancorché siamo all'opposizione, per esempio la missione Levante, perché va a dare un supporto alla crisi umanitaria di Gaza, e quindi il nostro paese ha una storia di pacifismo, di attenzione alla pace, di capacità anche diplomatica. E però la pace non si può costruire sulla pelle degli ucraini e sulla resa dell'Ucraina, per il semplice motivo che questo diventerebbe un metodo, e noi questo non lo possiamo accettare. Già si sono commessi degli errori di valutazione,
li ha commessi forse gli Stati Uniti ai tempi di Obama con riferimento alla Crimea e al Donbass, abbiamo anche noi fatto finta di non vedere, e però dopo quell'evento è arrivato l'Ucraina. Adesso c'è la preoccupazione dei paesi baltici e della Polonia, e noi davvero possiamo pensare di non occuparcene o di delegare semplicemente la NATO o di incolpare l'Iran lo chiama il grande Satana, gli Stati Uniti? E noi non pensiamo che gli Stati Uniti siano il grande Satana e nemmeno che Israele sia il piccolo Satana. Queste sono le considerazioni che fanno le autocrazie. E quindi noi abbiamo il compito oggi, come paese fondatore dell'Europa, come Unione Europea, di fare la nostra parte. Il che, ripeto e ribadisco perché non voglio essere fraintesa in questo, da parte nostra ci deve essere uno sforzo convinto, continuativo, costante rispetto alle vie diplomatiche. Però ad oggi, purtroppo, le vie diplomatiche non hanno portato risultati e quindi è evidente che quello che è successo in Ucraina è un qualcosa che non è accettabile e che deve essere respinto. Tutti ci auguriamo che questa situazione in Ucraina abbia a finire, ma fino a quel momento è evidente che l'Italia sta dentro l'Unione Europea, sta dentro la NATO, ma soprattutto è una democrazia. È una democrazia che ha il senso della libertà, soprattutto il rispetto e la difesa dello Stato di diritto, e sarebbe un precedente pericolosissimo lasciar correre quello che Putin ha commesso in Ucraina. Questa è la ragione per cui siamo in una condizione di estrema difficoltà. Tutti vogliamo la pace, ma ribadisco, la pace non ci può essere sulla pelle degli ucraini. Grazie senatrice. Volevo sapere se il vicepresidente del Senato Ronzulli è pronta per il suo intervento via web. Sì, infatti l'argomento è così appassionante che e tutti i relatori hanno sforato, a dire il vero. C'è la vicepresidente? Io ci sono, mi sentite? Sì, eccoci, sì. Mi sentite? Sì, sì. Buonasera presidente, allora lei è, diciamo, è una nota esponente di Forza Italia, vicepresidente del Senato. È stata molto vicina al compianto presidente Berlusconi, l'autore del cosiddetto miracolo di Pratica di Mare, cioè la stretta di mano fra Bush figlio e Putin. Ecco, oggi voi esprimete anche un ottimo ministro degli esteri. Qual è, diciamo, la posizione di Forza Italia per rafforzare il ruolo dell'Italia nell'arena geopolitica internazionale? Innanzitutto grazie per l'invito, mi spiace davvero non essere lì con voi fisicamente. Vede, io, o meglio noi, abbiamo avuto una grande fortuna aver visto all'opera uno straordinario personaggio come Silvio Berlusconi. La sua forza era nella semplicità, una semplicità di visione, di azione. Semplicità di visione significa guardare il mondo per quello che è, non per quello che vorremmo che fosse. E l'Europa sembra aver smarrito la bussola dei valori, debole nelle interlocuzioni internazionali, come sta dimostrando di fronte alle crisi belliche in Medio Oriente e in Ucraina. Di fronte al nostro continente abbiamo un Nord Africa intrappolato nella voglia di aprirsi al mondo e il timore di una buona parte del mondo islamico che invece lo vorrebbe nemico dell'Occidente. Una Turchia che sogna di tornare a dettare legge in Medio Oriente, e qui col senno di poi potremmo anche chiederci se la Turchia fosse entrata in Europa proprio quando lo propose Silvio Berlusconi oggi che ruolo giocherebbe, e se fosse ancora vivo Gheddafi la crisi migratoria dopo la decisione francese di farlo cadere avrebbe assunto queste dimensioni. Sul tavolo ci sono tanti temi in cui l'Europa potrebbe essere protagonista e non lo è. Serve, secondo me, un cambio di passo. Come si può realizzare tutto questo? Serve un'Europa che parli ai cittadini e non agli stati, che metta il benessere e lo sviluppo economico prima dell'ideologia e dei cavilli burocratici, un'Europa che non abbia paura di dire la sua a livello internazionale, a patto però che lo faccia con una voce unica, non come è avvenuto in questi ultimi anni, riprendendo per il percorso di integrazione europea
che è stato bruscamente interrotto. E come riannodare perciò questo filo? Dando maggiore rappresentanza ai partiti che guardano all'Unione come un valore da preservare, da rinvigorire, perché consentirebbe ai singoli paesi di avere una forza che da soli non avranno mai. E allora questi sono alcuni dei motivi per i quali le elezioni di giugno hanno un valore enorme. Solo con una maggioranza chiara, con la stessa visione del futuro, si potrebbe dare all'Europa un indirizzo politico chiaro e concreto. E l'Italia in questo schema ci guadagnerebbe o ci perderebbe? Io penso che avrebbe tutto da guadagnarci, ma deve fare la sua parte, come ha già iniziato a fare, portando in dote all'Unione Europea dei rapporti rinnovati, rafforzati con tutti i paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, e non solo per quanto riguarda l'immigrazione, ma anche economici e militari. I confini dell'Europa non iniziano sulle coste di Lampedusa o di Malta, iniziano dove finiscono le coste libiche, tunisine, egiziane. Il presidio del mare per un'Europa che vuole essere protagonista nello scacchiere internazionale è indispensabile, e l'Italia è l'unica nazione europea che può garantire questo. E non è poco, onestamente, anzi è fondamentale, credo. Non può esserci una nuova Europa senza un ruolo centrale dell'Italia. E quindi, per tornare alla sua domanda, l'Italia ha la possibilità di rafforzare il suo ruolo nella politica internazionale e promuovere i suoi interessi attraverso uno strumento in particolare: un'Unione Europea forte, riformata, al passo con i tempi, perché non possiamo dimenticare i fattori esterni. Uno su tutti, il 5 novembre ci saranno le elezioni in America, che potrebbe cambiare l'ordine mondiale. E qui possiamo fare delle ipotesi, immaginare degli scenari e farsi trovare pronti per ogni opzione. Proviamo a dipingerne uno, quello in cui l'America continua a chiedere con più forza ai paesi NATO di aumentare il contributo per la difesa comune. Questa per l'Europa potrebbe essere un'opportunità. Fino ad oggi la nostra difesa comune è stata la NATO, la forza di difesa del mondo libero. Ora noi però, come Europa, siamo chiamati ad aumentare il peso all'interno della NATO, o come singoli paesi, oppure applicando economie di scala che consentano ad ogni Stato di investire risorse con maggiore efficacia. Il tanto sognato esercito europeo, caro ai padri fondatori e che Silvio Berlusconi non perdeva di caldeggiare, potrebbe trovare le condizioni internazionali per prenderne vita oggi? Avere un esercito europeo, se penso, ci permetterebbe di aumentare l'autorevolezza europea del mondo, di tornare, passatemi il termine, un po' più padroni delle vicende europee. Attenzione, questo non vuol dire cambiare i rapporti con l'America, ma variare la tattica per rendersi utili a vicenda, per esempio. Un'Europa più forte e autorevole sul confine orientale consentirebbe all'America di dedicarsi con più forza alla sfida del Pacifico con la Cina, per esempio. Sarebbe una sinergia positiva. La politica deve avere il compito di indicare l'obiettivo finale. E l'obiettivo finale deve essere la pace, perché è nella pace che si possono concentrare le energie migliori nello sviluppo, nel progresso, nel creare un benessere collettivo e duraturo. Quindi nella sua domanda citava Pratica di Mare. Berlusconi ha trasformato il sogno della pace tra gli Stati Uniti e la Russia in una stretta di mano, un protocollo d'intesa, un successo tutto italiano che dimostra quanto noi possiamo essere determinanti nel quadro geopolitico mondiale. Noi dobbiamo riannodare i fili della storia, o qualcuno pensa davvero che alla fine di un conflitto Ucraina-Russia possa essere di tipo militare? Deve essere di tipo diplomatico, e lo spirito di Pratica di Mare va preso a modello per il futuro delle relazioni internazionali: trattare ad oltranza, non stancarsi mai di convocare tavoli di pace, lavorare per riportare al tavolo anche chi si alza e se ne va sbattendo la porta, perché bisogna sempre dare una nuova opportunità alla speranza, e quindi questo non potrà avvenire se non pensiamo in grande e se non guardiamo a lungo periodo come
orizzonte degli eventi e solo in un secondo momento alla declinazione tattica delle azioni nell'oggi. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie, grazie Vicepresidente, grazie molte. Veramente a distanza, però penso che ci sarà sicuramente altre occasioni per vederci di presenza in presenza. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie infinite, grazie infinite. Allora, adesso è l'ora dell'onorevole Borghi. Onorevole Borghi è senatore di Italia Viva con Renzi, oggi impegnato nella costruzione della lista di scopo Stati Uniti d'Europa con Emma Bonino ed altri. Le chiederei allora cosa c'è in ballo veramente in queste elezioni europee di giugno. Beh, buonasera a tutti. Anche se lo stimolo è molto forte, vorrei dire che non applicherò al mio intervento il lodo De Mita. Una volta parlando con Ciriaco De Mita mi disse: vedi, in politica il tempo è tutto relativo, l'importante è la qualità del pensiero in rapporto alla complessità della situazione. E non applicherò il concetto che il tempo è relativo, anche se la qualità del pensiero che abbiamo sentito questa sera e la complessità della situazione richiederebbero un esercizio che è quasi incomprimibile in 10 minuti. Perché il rischio di dover parlare per tweet rispetto alle questioni che sono state avanzate è tale da dequalificare la riflessione e cadere nella sindrome che bene ha descritto prima Tommaso Labate. Credo però che ci sia l'esigenza di ricentrare la riflessione, o per riprendere un'immagine cara ai nostri concittadini francesi e belgi, rimettere la Chiesa al centro del villaggio. Perché diversamente noi rischiamo di andare su una traiettoria che non ci consente di capire qual è la posta in gioco. Allora, su 3 questioni nodali, essenziali, storiche, improvvisamente la storia ha cominciato a correre. Cioè, noi stiamo vivendo, e lo dico ai ragazzi in particolare, che hanno una fortuna, che è quella di avere, non so quanti ne avete, 15, 16, 17, 20 anni in questo momento. Benissimo. È un momento di rottura dello status quo. Cioè, si è spezzato lo specchio. E lo specchio non si ricompone più. Ha ragione Peppe. Una volta che il cervello l'hai buttato all'ammasso, non lo recuperi più. Devi rigenerare qualcosa di nuovo. Partendo da cosa? Partendo però da valori, basi etiche, ragionamenti. Più un albero ha radici profonde, più in grado di avere delle fronde larghe. Ed è più in grado di resistere all'urto delle tempeste che noi stiamo vivendo. Noi stiamo attraversando una fortissima accelerazione su 3 questioni. La prima è quella che è stata ricordata in precedenza, l'aspetto geopolitico. Io ho una lettura un po' diversa rispetto a alcune questioni che anche in questa sede sono state avanzate. Quello che qualcuno chiama impero, io lo chiamo mondo libero. Quello che per qualcuno la Russia ha conquistato, io dico la Russia ha occupato. L'Ucraina non preme alle porte della Russia, l'Ucraina si sta difendendo da una invasione russa. E credo che dobbiamo assolutamente evitare di cadere nella seduzione diabolica della guerra di civiltà e dello scontro tra civiltà. Ma sicuramente la geopolitica ha cominciato a correre. E quando, non in un documento esoterico e segreto, ma nei documenti ufficiali di una potenza come la Repubblica Popolare Cinese, si scrive che l'obiettivo del XXI secolo per la Cina è diventare la potenza di riferimento a livello globale, soppiantando gli Stati Uniti d'America e realizzando la stessa operazione che nel Novecento gli Stati Uniti d'America fecero nei confronti dell'impero britannico. Questo è evidente che porta con sé una serie di ripercussioni, di conseguenze, di riallineamenti. Sta alla politica evitare che questo avvenga come è avvenuto nel Novecento attraverso una guerra.
l'apologo che Xi Jinping fa rivivere la prima volta che vede Trump è l'apologo della trappola di Tucidide. Voi sapete cos'è la trappola di Tucidide, no? Lo storico che descrive la guerra del Peloponneso e spiega che quando c'è una potenza che cresce e una potenza che scende, quasi sempre la conseguenza di questo incrocio è la guerra. Ora, siccome io non credo che abbia ragione von Clausewitz, e cioè la guerra non è la continuazione della politica con altre forme, la guerra è la fine della politica, abbiamo bisogno di irrobustire la politica e conseguentemente abbiamo bisogno di capire che dentro questa compressione la costruzione del nuovo ordine presuppone anche una capacità di articolare un senso della nostra identità. A volte ho l'impressione che noi occidentali, che noi europei, che noi figli della cultura giudaico-cristiana, insomma tutta quella roba lì, descrivetela voi, siamo un po' come i flagellanti. Voi ve li ricordate i flagellanti che adesso vediamo anche nelle processioni il Venerdì Santo? Ma in realtà, potrebbero insegnarmelo, era una serie di sette che attorno al 1200 si dovevano espiare la colpa dell'umanità e quindi dovevano autoflagellarsi in pubblico perché eravamo la conseguenza del peccato originale. Ecco, l'impressione che ogni tanto l'Occidente cada nella sindrome dell'autoflagellante e non capisca invece che aveva ragione Churchill quando, parlando alla Camera dei Comuni nel 1947, di fronte alla necessità anche lì di costruire un nuovo ordine, diceva, la democrazia, sì è vero, la democrazia è la peggiore forma di governo, virgola, non mise il punto, eccezion fatta per tutte le altre forme che abbiamo sperimentato sin qui. Allora, traslando questo concetto, è vero che noi abbiamo mille problemi, mille difficoltà, grandi complessità, siamo in una crisi, sì, io la prendo dal punto di vista etimologico, crisi, crinò, giudizio. La crisi non è necessariamente la fine della storia. La crisi è un momento in cui di fronte a un cambiamento ti giudichi e fai il salto in avanti o il salto indietro. Perché il mondo gira sempre nella stessa direzione, non torna mai all'indietro. E devi essere capace di correre col mondo. E magari noi, che abbiamo una nostra visione del mondo, una nostra cultura, una nostra concezione, se ci guardiamo un po' attorno ci rendiamo conto che i modelli che ci vengono proposti non è che dalle altre parti siano le magnifiche e progressive sorti dell'umanità. Non credo che prendere una popolazione uigura soltanto perché è musulmana, mettere nei campi di concentramento e sperimentargli su quella popolazione tutte le forme di incrocio tra macchina e uomo sia la prospettiva alla quale noi vogliamo tendere. Non credo che la prospettiva sia quella di come trattano le donne le teocrazie iraniane. Non credo che la prospettiva sia quella di tornare a sdoganare l'idea che nella storia i confini li fanno gli eserciti e non i popoli nella loro interazione libera. Ecco, quindi dentro questa dimensione il tema dell'Europa e del salto di qualità che l'Europa deve fare non per volare in maniera irenica non si capisce bene dove, ma per ripartire dalle proprie radici. L'Europa nasce dopo il più grande lavacro che l'umanità abbia mai provato e abbia mai conosciuto, la Seconda Guerra Mondiale, con il drammatico esperimento della Shoah e con la terribile vicenda della bomba atomica che consegna all'uomo la possibilità di mettere fine alla propria esperienza su questa terra. Per questo è nata la nostra civiltà all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. E in quel momento alcuni padri, che si chiamavano Spinelli, che si chiamavano Monet, che si chiamavano De Gasperi, insomma, ognuno ci metta il suo carro ideale, perché è giusto che ciascuno che proviene anche da culture diverse caratterizzi con la propria peculiarità questa riflessione. Quei padri misero una serie di questioni al fondo
che facevano degli Stati Uniti d'Europa la prospettiva indispensabile per evitare la riproposizione di quei drammi che conoscemmo in Europa per due volte nel giro di vent'anni, nel cosiddetto secolo breve. Ora, avevano talmente ragione quei padri, avevano visto talmente lungo, che oggi si pone inevitabilmente hic rodus hic salta. O lo facciamo oggi, oppure gli elementi che nel frattempo abbiamo sedimentato hanno creato una situazione di sperequazione per la quale è come se noi tentassimo di tenere in equilibrio un tavolo con una gamba sola, perché abbiamo fatto la moneta unica ma non abbiamo fatto l'integrazione dei mercati e il potere fiscale, perché non abbiamo fatto l'esercito europeo ma pensiamo di che l'ombrello della NATO possa risolvere tutti i problemi all'infinito, e potrei continuare con la casistica. Ma volendo tener fede, concludo, alla operazione dalla quale sono partito, e cioè l'esigenza di stare all'interno dei 10 minuti, dico che il grande tema geopolitico, il grande tema della ridefinizione del modello economico sta tutto dentro in una battuta detta dalla Merkel nel 2012, e siamo ancora lì. L'Europa è il 7% della popolazione mondiale, è il 25% del prodotto interno lordo globale, è il 50% delle spese di welfare. Se non ci diamo un nuovo modello, Houston, abbiamo un problema. E poi c'è il terzo grande tema, che metto solo sul tavolo perché so che su questo Beppe Fioroni è molto più bravo di me, dentro la riflessione sul futuro della democrazia c'è la grande questione della mercificazione della persona e della perdita del valore antropologico della persona, che viene trasformata in oggetto da soggetto e in un oggetto da attribuire ad una dinamica consumeristica e una dinamica di sfruttamento. In questo, io penso, c'è la ragione più profonda dell'esigenza di recuperare radici, basi etiche e valoriali. Grazie onorevole Borghi. Allora, chiedo grazie per la pazienza onorevole Fioroni, che concluderà questo convegno. Onorevole Fioroni, dopo la sua scelta definitiva di abbandonare il Partito Democratico, lei ha avviato con tenacia un serio lavoro di ricomposizione dell'area cattolico-popolare e sociale, credendo fortemente nella necessità di creare un centro politico dinamico, riformista e plurale e di governo. Quindi nel concludere questo convegno, anche magari se vuole tirare le fila, le chiedo in cosa si dovrebbe sostanziare, secondo lei, una postura di centro di fronte a questo che abbiamo chiamato questo nuovo disordine mondiale. Tanto grazie a Diego, a Dalila, per queste occasioni di incontro e di confronto, perché in una politica che o si urla sopra i talk o non si parla, meno avere la possibilità di qualche ora di riflessione pacata, credo sia utile. Io cerco di essere molto rapido, anche perché abbiamo sforato abbondantemente gli orari e tra poco ci picchiano. Oggi è il 18 aprile. Qualche mio caro amico si preoccupa a pensare che me ne fossi dimenticato. 18 aprile del 48 l'Italia fece una scelta epocale. Scelse tra De Gasperi e Togliatti. Scelse tra l'Europa e la NATO, l'Alleanza Atlantica e dall'altra parte il Patto di Varsavia. Dice, ma perché questo che c'entra? C'entra perché per molti anni si è discusso su questa scelta degli italiani se quella vittoria di De Gasperi fosse stata una vittoria fatta dalla paura, cosa assolutamente non vera, e invece fu la vittoria degli italiani sulla paura. Cambia una proposizione, ma la vittoria sulla paura è la stessa cosa a cui siamo chiamati noi oggi. Avere il coraggio non più di scegliere tra De Gasperi e Togliatti, che sfortunatamente in giro non ne vedo moltissimi, ma siamo chiamati a ribadire la nostra volontà di vincere sulla paura che è rappresentata dal populismo, dal sovranismo, da tutti quelli che, facendo leva sulla paura, non riescono a sconfiggerla e ci invitano a rintanarci nel nostro egoismo, nel nostro arroccamento della sovranità nazionale, nella incapacità di pensare quello che è vero, Spinelli,
tutti hanno contribuito a fare l'Europa, ma per dirla con l'abate che se n'è andato, è vero che dalle parole ai fatti, ma De Gasperi l'ha fatta per quanto riguarda l'Italia, e credo che questo sia un dato non indifferente. Ora, quella scelta serve anche oggi, perché serve un'Europa. Io non entro negli scenari geopolitica che Enrico, la Maria Stella e la senatrice Gonzulli hanno, oltre che chi è intervenuto nei primi debatti, hanno abbondantemente sviscerato, ognuno con le proprie ipotesi. Però una considerazione di fondo c'è. Dove c'è l'Europa esiste un minimo di speranza di pace. Guardate questa guerra a pezzi, dove a me la cosa che mi colpisce di più è che ci siamo talmente abituati che i nostri ragazzi vedono il telegiornale e dicono ancora questo e cambiano. Loro, come noi, ancora parlano dell'Ucraina, ancora parlano di Hamas, ancora parlano della Palestina. Ci stiamo abituando con indifferenza a una guerra. C'ha ragione però Francesco, a pezzi ci porta a un grande nuovo conflitto. Ma dove c'è l'Europa, nei riguardi dell'Ucraina, esiste ancora una possibilità di lavorare per costruire una pace. Perché oggi a me la cosa che preoccupa non è l'imperialismo americano, è che lo vedo sfilacciarsi, come di un paese dove alle prossime elezioni ci manderanno il messaggio: ci siamo stufati di pensare ai guai del mondo. Tradotto, penseremo ai guai laddove ci interessa. E allora l'Europa è una speranza di fare un ponte per costruire la pace, e dove c'è, sull'Ucraina c'è un'attenzione. Vediamola dall'altra parte. Medio Oriente, Israele, Palestina, questo spiraglio è molto più lento, c'è molto meno, perché noi non abbiamo la capacità come Europa, anche se è il nostro giardino, di starci come dovremmo. E quindi oggi noi siamo richiamati, questo 18 aprile, a ribadire: scegliamo ancora De Gasperi, cioè scegliamo ancora l'Europa, scegliamo ancora la vittoria sulla paura dei populismi, sulla paura dei sovranismi, sulla paura dell'egoismo nazionale, e proviamo a costruire insieme una civiltà che in questo momento incarna una serie di scelte. Allora credo che questo è quello che va fatto, e va fatto in questo momento scegliendo chi nell'Europa ci crede, al di là delle bandierine, perché ci crede e ci lavora per fare il costruttore di pace. È una partita che io credo sia determinante. Poi l'Europa si porta dietro quelli che sono i presupposti per la pace, perché costruire la pace dobbiamo saper pure guardare alla giustizia. Se dobbiamo guardare alla giustizia, dobbiamo incominciare a pensare che a me non è l'Europa dei tecnici che mi spaventa, a me mi spaventa un'Europa senza anima, un'Europa che non ha vestito niente. Siamo passati dall'Europa culla delle radici cristiane al pregiudizio europeo senza radici cristiane. Guardate, sembra una banalità, il mio amico Borghi la pensa come me, anche se ormai con Stati Uniti e Bonino dovrà sfumarla, ma la mozione del Parlamento europeo in un momento di guerra, dove vota, io figuriamo se metto in dubbio la libera scelta della donna, ma che vota una mozione per avere in Costituzione il diritto all'aborto senza ma, senza se e senza ma, senza neanche attenzione a quello che hanno detto i francesi, la libertà di abortire, perché la libertà è un esercizio della donna, lo Stato deve entrare per dettare le regole minime, come abbiamo fatto con la 194, e garantire anche la possibilità che non si arrivi a dover avvertire solo per bisogno, perché tu non la segui. Questa assenza di attenzione alla dignità dell'uomo, a una finanza che è solo guadagno e non mette mai al centro un'etica che si basa sull'uomo, queste poi sono le cose che anche in politica estera poi ci portano a fare la differenza. E questa è una responsabilità che, riscegliendo oggi De Gasperi, ci può consentire di costruire non solo la pace, ma di costruirla facendo anche una battaglia per rimettere al centro l'uomo, per rimettere al centro un'etica
è una finanza che abbia una misura, che il primo profitto è quello di far stare bene le persone che c'hai davanti, perché quello che la Gelmini, Enrico, hanno chiamato le autocrazie. Da una parte abbiamo l'America che sfilaccia, dall'altro lato abbiamo la Cina che si infila in mezzo quanto può, e la Russia che ci dà la dimensione, non i russi, Putin, ci dà la dimensione di quanto valore dà alla vita in ognuna delle sue espressioni. Allora oggi ancora dobbiamo avere la capacità, secondo me, di saper riscegliere una vittoria sulla paura di riuscire a sentirsi europei e non a chiuderci nelle nostre nicchie, perché ogni volta che ci chiudiamo nelle nostre nicchie la scelta fu come allora, insieme per contare di più, che era l'ossessione anche di Moro. L'Italia è un piccolo statarello che va nel Mar Mediterraneo e non conta niente se non c'è la sua voce forte in Europa e con l'Europa e all'ONU. E oggi sono passati 50 anni e siamo rimasti lì. Se noi ci chiudiamo in noi stessi, le grandi potenze, che una volta erano due, ora sono diventate 3-4, ci hanno un solo atteggiamento. L'Europa può giocare una partita di costruzione di pace e basandosi sull'ispirazione cristiana anche di dignità dell'uomo. Da soli siamo candidati ad essere i migliori maggiordomi che vengono presi se costano poco e sperando che l'utilità resta. Quando non serve più, se passa da noi a un altro Stato. Questo è lo scenario da avere di fronte. Quindi vincere la paura è anche vincere sulla paura è anche una scelta di costruire la pace, di guardare al futuro, ma anche di dignità per ribadire la civiltà e i valori in cui abbiamo creduto. Grazie. Grazie onorevole Fioroni. Allora vi ringrazio tutti per la vostra partecipazione, per la vostra pazienza, anche per la pazienza della Camera dei Deputati, e quindi invito, visto che abbiamo sforato tanto, ad uscire subito dalla sala senza soffermarci qui. Grazie infinite anche ai commessi. Grazie ancora.